La denominazione dell'evento Slow Pisci già dà l'idea di quello che volete promuovere questa sera. Slow Pisci perché noi parliamo in siciliano, noi siamo siciliani, siamo orgogliosi della nostra lingua e siccome una grossa manifestazione che Slow Food Internazionale organizza annualmente è Slow Fish nella città di Genova che detiene il marchio registrato, allora mi è venuta l'idea e ho proposto al mio presidente regionale che poi ha proposto agli organi nazionali di poter organizzare una manifestazione con il nome nostro tipico siciliano, Slow Pisci, e questa sera abbiamo saputo che sarà adottata in tutta la Sicilia per tutte le manifestazioni che parleranno di pesce, Slow Pisci. Negli ultimi 30 anni la pesca siciliana si è ridotta del 60%, sia per il numero delle imbarcazioni che sono andate demolite, sia per il numero degli addetti che si sono allontanati dall'attività. Nonostante questo, che erano le misure che ci hanno richiesto a livello comunitario, la comunità europea ci ha imposto delle misure, dovevamo diminuire lo sforzo di pesca, lo abbiamo fatto, il risultato è stato un niente di fatto. Noi europei vengono imposte delle regole, agli altri 21 nessuna regola se non quelle degli stati extracomunitari e delle loro forme di intervento. Questa serata indica che sì, il comparto della pesca gela in sofferenza, ma è ancora vivo, nel senso che voi ci credete ancora in questo lavoro. Sì, infatti ci crediamo ancora. Anche perché il mestiere del pescatore è un mestiere tipico, un mestiere di tradizione e non si impara dall'oggi al domani, ma si ha nel sangue vivere il mare. E siamo molto legati, talmente legati che in altre occasioni con queste condizioni avremmo già abbandonato il settore. E con questa degustazione stasera vogliamo avvicinare la gente al mare, alle risorse che può dare, ai prodotti tipici che ci può dare e far conoscere un problema comunque che già ha la sua visibilità, il problema del porto rifugio, che è un problema ormai atavico. Preside, ogni occasione è davvero preziosa per arricchire il curriculum delle competenze dei ragazzi e anche questa sera gli studenti davvero si stanno dando molto da fare con grande entusiasmo, questa è una nota che rileviamo sempre. Sicuramente un contributo notevole, eccellente che danno i ragazzi a queste manifestazioni, mi trovo favorevole a questa iniziativa, tant'è che ho detto subito sì perché è un modo per far vedere che l'Istituto Alberghiero è all'avanguardia per competenze e per capacità di dare spettacolo alla fin fine, tutto sommato è questo qui che si vede. Al fianco dei pescatori? Sicuramente, quindi una collaborazione proficua e molto interessante per noi. Parliamo di prodotti locali, la materia prima del nostro mar Mediterraneo, il buon pesce del nostro mare, l'alberghiero non poteva non essere presente, che cosa state preparando questa sera? Allora, stasera abbiamo una pasta al nero di seppia, la pasta in particolare sono dei fusilli artigianali di un'azienda agricola locale e delle seppie fritte, un classico. È un prodotto semplice ma che fa tanto bene alla salute. È un prodotto semplice ma è genuino, è dei nostri mari. La seppia è stata pescata dai pescatori del porto rifugio di Gela, è seppia fresca, diciamo che più genuina di questa non ne possiamo trovare.